Il miracolo della risurrezione di Gesù è senza dubbio l'evento centrale della nostra fede. Tanto è vero che San Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, ha scritto: «Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede». Molte sono le testimonianze che attestano la sua apparizione 3 giorni dopo la sua morte. Ne parlano i Vangeli, ne parla San Paolo stesso, ne parla persino uno storico non cristiano, Giuseppe Flavio. Ma ciò che credo dia grande speranza e grande gioia a noi cristiani sia il sapere che se Dio ha potuto accettare la cosa peggiore che potesse mai accadere, la morte di suo figlio, e trasformarla per noi nella cosa migliore che potesse mai accadere, la vita eterna, allora è in grado di trarre da tutte le nostre avversità tutto il bene possibile. La risurrezione di Gesù ci fa comprendere che sebbene Dio non ci protegga sempre dal dolore e dalla sofferenza, può però eliminare il potere che hanno su di noi per aiutarci a progredire come persone trasformate che scelgono la vita invece della morte, l'amore invece della sconfitta. Numerose sono le storie che lo testimoniano. C'è la storia di Giacomo, che si drogava ed era violento con i suoi genitori perché non volevano dargli dei soldi. Un giorno è arrivato qui in basilica piangendo: «Sto rovinando la vita delle persone che mi amano di più. Per favore, padre, preghi per me». Ora si trova in una comunità terapeutica per tossicodipendenti. Si sente rinato e ha molti progetti per il futuro. E poi c'è la storia di Milena, una donna anziana, sola e ammalata. Lei, una volta benestante, viveva nello sporco e si nutriva di scatolette. Nessuno si curava di lei. Una sua ex collega venne a sapere della sua situazione e andò a trovarla. Con l'aiuto di alcune persone della sua parrocchia, organizza un servizio di aiuto giornaliero e ora Milena ha diverse persone con cui parlare e che l'aiutano. Soprattutto sente un affetto che forse non aveva mai provato. Ha ritrovato la fede e la speranza. A volte la fede ha anche il potere di operare il miracolo di rianimare chi si dava già per perduto, già per morto. È il caso di Emilio che un giorno, ritornando dall'osteria con gli amici Bruno e Carlo, vide un vecchio carro davanti ad una cascina con 2 enormi balle di fieno. I 3 amici volevano scherzare un po' e mentre Bruno e Carlo presero le stanghe del carro cercando di tirarlo, Emilio tentava di spingerla da dietro. Ad un certo punto però, vedendo che i loro sforzi erano inutili, Bruno e Carlo si misero a ridere e lasciarono le stanghe. Il povero Emilio lanciò un grido di terrore e sentì un violentissimo colpo alla testa. Poi più nulla. La testa di Emilio sembrava schiacciata dalla sbarra di ferro che correva lungo il bordo posteriore del carro. «Emilio è morto», si misero a gridare Bruno e Carlo. Dalla cascina uscì una donna e, visto che nel frattempo si era radunata una piccola folla, disse loro: «Ho mandato mio figlio a chiamare il dottore, tra poco arriverà. Noi intanto mettiamoci a pregare tutti insieme Sant'Antonio, lui lo salverà». Tutti si inginocchiarono a pregare. Il medico arrivò dopo poco e fece portare Emilio all'interno della cascina. Quando ne uscì poco dopo, diede il suo responso. Il giovane ha ripreso conoscenza, ha una grande ferita alla testa alla quale ho applicato dei punti. Sembra incredibile, ma guarirà. E di certo fu così, come dimostra l'ex foto datato 29 agosto 1858. Preghiamo Sant'Antonio. Caro Sant'Antonio, a volte ci sembra che nulla vada per il verso giusto e allora la nostra fede vacilla. Per favore, aiutaci a non perdere mai la fiducia in Dio, nostro Padre e nostro sostegno. Amen.